È possibile arrivare a un coordinamento, se non addirittura ad un'unificazione del servizio taxi in Versilia, anche per combattere le altre forme di concorrenza e essere più competitivi? Questo è il progetto al quale stiamo lavorando già da diverso tempo. Abbiamo già contattato le altre strutture radiotaxi presenti sul territorio per avere un tavolo di incontro e cercare di trovare un accordo tra noi che porti benefici a tutta la categoria e di conseguenza anche a tutti i turisti che frequentano le nostre zone. Sono 30 i taxi attivi nella sola Viareggio, il gruppo principale dei tre presenti in Versilia, dove in tutto si raggiungono poco meno di 60 auto. Eppure ad oggi ancora non si è riusciti ad unificare il servizio, eliminando inefficienze che spesso disorientano gli utenti. L'unione fa la forza, ripetono oggi i tassisti viareggini, che devono già combattere con la concorrenza degli NCC, i noleggi con conducente offerti dagli hotel e dai bagni ai clienti, e soprattutto con i fenomeni di abusivismo, difficili da individuare e da arginare. Qualche abusivo, chiamiamolo così tra virgolette, che si infiltra tra i locali su Viareggio e anche sulle altre zone della Versilia, e questo per noi diventa la guerra dei poveri. Una sfida lanciata dalla categoria è già allo studio dell'Osservatorio Turistico di Destinazione dell'Unione dei Comuni della Versilia. Molti operatori economici, in particolare albergatori e balneari, ci hanno chiesto di accendere un faro appunto sull'organizzazione dei servizi dei tassisti. Un'occasione come questa, una progettualità di questo tipo, è una prima ed efficace risposta a quelle che sono le istanze degli albergatori. Poi è chiaro che va fatto un ragionamento per unificare un po' l'organizzazione del mondo dei tassisti, da un lato, mettendo sul piatto tutti i comuni insieme, invece la possibilità di una gestione comprensoriale, convenzionata quindi fra comuni, di tutta l'utenza dei taxi in Versilia.